Fox, per sopravvivere, stava tentando di riassorbire la civetta. Madame Olcott gli si era posta alle spalle e gli stringeva le tempie per piegare la sopraterbia. La civetta si accorse che stava per scomparire e si rivoltò verso la stessa partoriente. Pippi, diavolo! Sibilava, cercando di beccare gli occhi. Leo Fox mise un gorgoglio come se gli avessero reciso la carotide e cadde in ginocchio. La civetta scomparve in un melma ributtante. Pipì faceva. E ne si accadde a soffocare il medium, rimanendovi infagottato e immobile. La Olcott furente si era rivolta a Teo, che stava resistendo bravamente. Parla, Kelly, mi senti? Kelly non parlava più. Tendeva a scorporarsi dal medium, che ora urlava come se gli strappassero le viscere e cercava di riprendersi ciò che aveva prodotto, battendo le mani nel vuoto. Cagli, orecchie mozze, non barare ancora una volta, gridava la Olcott. Ma Cagli, non riuscendo a separarsi dal medium, cercava di soffocarlo. Era diventato come un chewing gum, da cui l'ultimo fratello Fox tentava invano di districarsi. Poi anche Teo cadde sulle ginocchia, tossiva, si stava confondendo con la cosa parassita che lo divorava. Rotolò per terra, dimenandosi come se fosse avvolto dalle fiamme. Ciò che era stato Kelly lo ricoprì dapprima come un sudario. Poi morì liquefacendosi e lo lasciò svuotato al suolo. La metà di se stessa, la mumma di un bambino imbalsamato dal salotto. In quello stesso momento, i quattro danzatori si arrestarono all'unisono, agitarono le braccia in aria, per pochi secondi furono annegati che stavano colando a picco. Quindi si accasciarono guaendo come cuccioli e coprendosi la testa con le mani. A lei intanto si era riportata nell'ambulacro, tergendosi il sudore, scusate, dalla fronte con il fazzolettino che gli ornava il taschino della giacca. Inspirò due volte e si portò alla bocca una pasticca bianca, poi impose silenzio. Fratelli cavalieri, avete visto a quali miserie questa donna ha voluto sottoporci? Ricomponiamoci e torniamo al mio progetto. Datemi un'ora per condurre di là il prigioniero. Madame Olcott era fuori gioco, china sui medium in un dolore quasi umano. Ma Pierre, che aveva seguito la vicenda sempre seduto sullo scranno, riprese il controllo della situazione. Non, disse, non c'è che un mezzo. La sacrifico umana, il prigioniero a me. Magnetizzati dalla sua energia, i giganti di Avalon avevano afferrato Belbo, che aveva seguito attonito la scena, e lo avevano sospinto davanti a Pierre. Costui, con l'agilità di un giocoliere, si era alzato, aveva messo lo scranno sul tavolo e aveva spinto entrambi al centro del coro. Quindi aveva afferrato il filo del pendolo al passaggio e aveva arrestato la sfera, arretrando con il contraccolpo. Arretrando, scusate, per il contraccolpo. Fu un attimo, come seguendo un piano, e forse durante la confusione c'era stato un accordo. I giganti erano saliti su quel podio. Avevano issato Belbo sullo scranno e uno di essi aveva avvolto intorno al suo collo due volte il filo del pendolo,
mentre il secondo teneva sospesa la sfera, appoggiandola poi sul bordo del tavolo. Scusate. Bramante si era precipitato davanti alla forca, avvampando di maestà nella sua zimmara scarlatta, e aveva salmodiato: Exorcizo igitur te per pentagramma ton et in nomine tetragramma ton per Alfa et Omega, qui sunt in spiritu azote. Saddai Adonai, Yotkaba, Yezareire, Michael, Gabriel, Raphael, Anael, Fruat Udor per Spiritum Elohim, Maneat Terra per Adam, Yotkaba, per Samael, Zebaot, et in nomine Elohim Gibor. Vieni, Adramelech, vade retro Lilith. Barba rimase ritto sullo scrano, la corda al collo. I giganti non avevano più bisogno di trattenerlo. Se avesse fatto un solo movimento falso, sarebbe caduto da quell'instabile posizione e il capo gli avrebbe serrato la gola. Imbecille, gridava agli. Come lo rimetteremo sul suo asse? Come lo rimetteremo sul suo asse? Pensava alla salvezza del pendolo. Bramante aveva sorriso, non si preoccupi conte, qui non stiamo miscelando le sue tinture, esso è il pendolo, come è stato concepito da loro, esso saprà domandare, in ogni caso, per convincere una forza ad agire, nulla di meglio di un sacrificio umano. Sino a quel momento Barba aveva tremato, lo vidi distendersi, non dico rasserenarsi, ma guardare la platea con curiosità. Credo che in quell'istante, di fronte al diverbio tra i due avversari, vedendo davanti a sé i corpi disarticolati dei medium, ai suoi lati i dervisci che ancora sussultavano gemendo, i paramenti dei dignitari scomposti, avesse riacquistato la sua dote più autentica, il senso del ridicolo. In quel momento, ne sono sicuro, ha deciso che non doveva più lasciarsi spaventare. Forse la sua posizione elevata gli aveva dato un senso di superiorità mentre osservava dal boccascena quella raccolta di forsennati perduti in una faida da gran guignol, e in fondo quasi nell'atrio. I mostriciattoli ormai disinteressati alla vicenda, adassi di gomito e ridacchiare, come Annibale cantare la messa e Pio Bono. Volse solo l'occhio ansioso verso Lorenzo, tenuta di nuovo per le braccia dai giganti, agitata da ripidi sussulti. Lorenzo aveva riacquistato coscienza, piangeva. Non so se Berbo abbia deciso di non dare spettacolo della sua paura, o se la sua decisione sia stata piuttosto l'unico modo con cui poteva far pesare il suo disprezzo e la sua autorità su quella masnada. Ma si teneva ritto la testa alta, la camicia aperta sul petto, le mani legate dietro la schiena, fieramente, come chi non avesse mai conosciuto la paura. Placato dalla pacatezza di Barba, rassegnato in ogni caso alla interruzione delle oscillazioni, sempre ansioso di conoscere il segreto, ormai alla resa dei conti con la ricerca di una vita o di molte, risoluto a riprendere in mano i suoi seguaci, agli si era rivolto di nuovo a Jacopo. Andiamo, Barba, si decida, lo vede, si trova in una situazione a dir poco imbarazzante, la smetta con la sua commedia.
Barba non aveva risposto, guardava altrove come se per discrezione volesse evitare di ascoltare un dialogo che aveva sospeso per caso. Che aveva sorpreso per caso, scusate. Allie aveva insistito, conciliante come se parlasse a un bambino. Capisco il suo risentimento e, se mi permette, il suo riserbo. Capisco le ripugni confidare un segreto così intimo e geloso a una plebe che le ha appena offerto uno spettacolo così poco edificante. Ebbene, il suo segreto lo potrà confidare solo a me all'orecchio. Ora io la faccio scendere e so che lei mi dirà una parola, una sola parola. E Balbo, lei dice. Allora lei aveva cambiato tono, per la prima volta in vita sua lo vedevo imperioso, sacerdotale, eccessivo. Parlava come se stesse indossando uno dei vestimenti egizi dei suoi amici. Avvertì che il suo tono era falso. Pareva stesse parodiando coloro a cui non aveva mai lesinato la sua indulgente commiserazione. Ma al tempo stesso parlava assai compreso di quel suo ruolo inedito. Per qualche suo disegno, poiché non poteva essere per istinto, egli stava introducendo Barbo in una scena da melodramma. Se recitò, recitò bene, perché Barbo non avvertì alcun raggiro e ascoltò il suo interlocutore come se altro non si attendesse da lui. Ora tu parlerai, disse Alia, parlerai e non rimarrai fuori da questo grande gioco. Tacendo sei perduto. Parlando parteciperai della vittoria. Perché in verità ti dico, questa notte è tua e noi tutti siamo in nodo. La sefira dello splendore, della maestà e della gloria. Od che governa la magia cerimoniale e rituale. Od il momento in cui si schiude l'eternità. Questo momento l'ho sognato per secoli. Parlerai e ti unirai ai soli che dopo la tua rivelazione potranno dichiararsi signori del mondo. Umiliati e sarai esaltato. Parlerai perché così io comando, parlerai perché io lo dico, e le mie parole efficiunt quod figurant. E Balbo aveva detto ormai invincibile, ma Gabet era nata. Allia, seppure si attendeva un diniego, impallidì all'insulto. Che cosa ha detto? Aveva chiesto piano isterico. Non parla, aveva riassunto Allia. Aveva allargato le braccia con un gesto tra la resa. E la condiscendenza. Gli aveva detto a Bramanti, è vostro. E Pierre stravolto, assai, assai, le sacrifici su me, le sacrifici su me. Sì che muoio, troveremo la stessa risposta. Gridava altrettanto stravolta Madame Orcott, è ritornata in scena e si era lanciata verso Balbo. Quasi contemporaneamente si era mossa Lorenza, si era svincolata dalla stretta dei giganti, si era messa davanti a Barbo ai piedi della forca, con le braccia allargate come per arrestare un'invasione, gridando tra le lacrime, ma siete tutti pazzi, ma è così che si fa? Allie, che già stava ritirandosi, era rimasto un attimo interdetto, quindi l'aveva rincorsa per trattenerlo. Poi tutto si è svolto in un secondo. Alla Olcott si era risciolta la crocchia dei capelli. Livore e fiamme, scusate, come una medusa. E protendeva i suoi artigli contro Allie, graffiandogli il viso e poi spingendolo da parte, con la violenza dell'impeto che aveva accumulato in quel balzo. Allie arretrava e cespicchiava in una gamba del braciere, piroettava su se stesso come un dervisce, e
Andava a battere col capo contro una macchina piombando. A terra col viso coperto di sangue. Piano, allo stesso istante, si era gettato su Lorenzo, mentre si lanciava, aveva tratto dalla guaina il pugnale che gli pendeva sul petto. Io ormai lo vedevo di schiena. Non capii subito quello che era accaduto, ma vidi Lorenzo scivolare ai piedi di Balbo col volto di cera e Pier che levava la lama urlando: «E infine la sacrifici su me!» E quindi volgendosi alla navata a gran voce: «Iactulo, iassattend!» Insieme alla massa che gremiva la navata si era mossa e alcuni cadevano travolti. Altri minacciavano di far crollare la macchina di Cugnato. Udii, credo almeno, ma non posso essermi immaginato un particolare così grottesco. La voce di Garamond che diceva: «Prego, signore, un minimo di educazione!» Bramante, estatico, si inginocchiava davanti al corpo di davanti al corpo di Lorenzo, declamando: «Asar, Asar, chi mi afferra la gola? Chi mi inchioda al suolo? Chi pugnala il mio cuore? Sono indegno di varcare la soglia della casa di Matt!» Forse nessuno voleva, forse il sacrificio di Lorenzo doveva bastare. Ma gli accoliti stavano ormai spingendosi dentro il cerchio magico, reso accessibile dalla stasi del pendolo di qualcuno, e avrei giurato fosse ardenti. Fu scaraventato dagli altri contro il tavolo, che scomparve letteralmente sotto ai piedi di Balbo, schizzò via, mentre in virtù della stessa spinta il pendolo iniziava un'oscillazione rapida e violenta, strappando la sua vittima con sé. La corda si era tesa sotto il peso della sfera si era avvolta, ora strettamente, come un laccio, intorno al collo del mio povero amico, sbalzato a mezz'aria, pendulo lungo il filo del pendolo. E volato di colpo verso l'estremità orientale del coro. Ora stavo tornando indietro, già privo di vita, spero nella mia direzione. La folla calpestandosi si era di nuovo ritirata ai bordi per lasciare spazio al prodigio, l'addetto alle oscillazioni, inebriato della rinascita del pendolo, ne assecondava l'impeto agendo direttamente sul corpo dell'impiccato. L'asse di oscillazione formava una diagonale dai miei occhi a una delle finestre, certamente quella con la scrostatura, da cui avrebbe dovuto penetrare tra poche ore il primo raggio di sole. Io quindi non vedevo Jacopo oscillare di fronte a me, ma credo che così siano andate le cose, che questa sia la figura che li tracciava nello spazio. Il collo di Balbo appariva come una seconda sfera inserita lungo il tratto del filo, che andava dalla base alla chiave di volta, e come dire, mentre la sfera di metallo si tendeva a destra, il capo di Balbo, l'altra sfera, inclinava a sinistra e poi all'inverso. Per lungo tratto le due sfere andarono in direzioni opposte. Così che quello che sciabolava nello spazio non era più una retta, ma una struttura triangolare. Ma mentre il capo di Balbo seguiva la trazione del filo teso, il suo corpo, forse prima dell'ultimo spasimo, ora con la spastica agilità di una marionetta di legno, tracciava altre direzioni nel vuoto, indipendente dal capo, dal filo e dalla sfera sottostante, le braccia qua, le gambe là, ed ebbe la sensazione che se qualcuno avesse fotografato la scena con la macchina di Muybridge, inchiodando sulla lastra ogni momento in una successione spaziale, registrando i due punti estremi in cui veniva a trovarsi la testa ogni periodo.
I due punti di arresto della sfera, i punti dell'incrocio ideale dei fili, indipendenti di entrambi e i punti intermedi segnati dall'estremità del piano, di oscillazione del tronco e delle gambe. Balbo impiccato al pendolo, dico, avrebbe disegnato nel vuoto l'albero delle Sefirot, riassumendo nel suo estremo momento la vicenda stessa di tutti gli universi. Fissando nel suo vagare le 10 tappe dello stato esangue, dello sfiato esangue, scusate, e della deiezione del divino nel mondo. Poi, mentre l'oscillatore continuava a incoraggiare quella funebre altalena per un atroce composto di forza, una migrazione di energie, il corpo di Barbara era divenuto immobile, il filo con la sfera si muovevano. Pendono soltanto dal suo corpo verso terra, il resto che collegava Balbo con la volta, rimanendo ormai a piombo. Così Balbo, sfuggito all'errore del mondo e dei suoi moti, era divenuto lui ora il punto di sospensione, il perno fisso, il luogo a cui si sostiene la volta del mondo. E solo sotto i suoi piedi oscillavano il filo e la sfera, dall'uno all'altro polo. Senza pace, con la terra che sfuggiva sotto di essi, mostrando sempre un continente nuovo, nella sfera sapeva indicare, avrebbe mai saputo, dove stesse l'ombelico del mondo. Mentre la canea dei diabolici, per un istante attonita di fronte al portento, riprendeva a vociare, mi disse che la storia era veramente finita. Seod è la sefira della gloria. Balbo aveva avuto la gloria. Un solo gesto impavido lo aveva riconciliato con l'assoluto. E siamo a pagina 474. Ancora una trentina di pagine.